conversazione mai si è arreso, tutta la stupidità che si offende tradisce il patto con l'inutile umertà, rimane senza la protezione del silenzio, dell'assenso, del tanto dobbiamo sopravvivere qui dentro. Ma quando vivere diventa un peso, quando nei sondaggi il tuo parere non è compreso, quando dire amore diventa sottinteso, quando davanti al sole la mattina non sei più sorpreso. Allora dillo pure che sei offeso dalle donne che non ridono, dagli uomini che non piangono, dai bambini che giocano e dai vecchi che non insegnano. Se qualcosa da dire, tu dillo adesso, non aspettare che ci sia un momento più conveniente per parlare. Ma quando vivere diventa un peso, quando nei sondaggi il tuo parere compreso, quando dire amore diventa sottinteso, quando davanti al sole la mattina non sei più sorpreso. Esattamente, il nostro bel paese ci offre talmente tanto motivi per cui sentirci offesi che siamo quasi ormai anestetizzati. Sembra quasi di assistere a qualcosa di irreale, per cui sembra quasi che non valga più la pena di dirlo, che è assolutamente inaccettabile. Allora, un concerto a volte può darci questa sensazione, che la nostra offesa non sia proprio una solitaria, individuale e persa nell'aria, ma sia qualcosa che può essere messa insieme a quella degli altri. E battere le mani a un concerto non è solamente gratificare la vanità del cantante di turno, ma è in maniera elementare andare insieme, perché battere le mani insieme a ritmo è stare insieme. È per questo che in questo momento io vi chiedo di stare insieme, e questo lo facciamo battendo le mani tutti insieme. Bello vedere le vostre mani, bello sentire le vostre mani, fateci vedere le vostre mani, fateci sentire le vostre mani. Grazie amici. Alle tastiere Andrea Pesce, Fish e Mr. Coffee. Al violino Andrea Di Cesare, al basso Matteo Pezzolet, alla batteria Puccio Panettieri e Fabio Rondanini, e il Defa. E visto che è l'ultima data della nostra tournée, un grandissimo infinito applauso anche a Perez sul palco.
a Riccardo Parravicini, Ricky al mixer, ad Andrea Botti, nostro tour manager, a Big Fish che ci ha organizzato la tournée, a Pier Umberto Ferrero e Paola Cuniberti, a tutti voi, grazie, grazie, tanta, ci vediamo presto!